L'assistente ha alzato la bandierina anticipando il fischio dell'arbitro. Una buona chiamata. Aveva tempo anche per tirarsi e poi fare i gol. Non avevamo dubbi sul risultato di questa azione. Ha aspettato la mossa del portiere per insaccare con calma. Un golasso. Anche io l'ho fatto una volta. Ho telefonato da casa con l'aiuto del pubblico, ma il portiere ha dimostrato di avere comunque buoni riflessi. Si è mangiato un gol già fatto, amici. Che gol meraviglioso! Forse più bello del Carnevale del Rio, con tutti i suoi fuochi e con tutte le sue fantasie. Amici, che precisione chirurgica! Da lui si può solo aspettare questo. Il portiere non poteva farci niente. Ma che disastro! Certo, può accadere, ma non si può fare un regalo del genere. La panchina avversaria è ammutolita. La difesa gli ha lasciato troppo spazio e sapevano di che giocata è capace. I tifosi, persino quelli avversari, possono soltanto ammirare. Questo autogol potrebbe veramente cambiare il corso degli eventi. Dovrebbero vergognarsi per un gol così regalato. Ha cercato di piazzarla. Ha preferito tentare la conclusione, nonostante la distanza. Ha tentato il tiro ma non è riuscito a indirizzarlo, come avrebbe voluto. Era più difficile sbagliare che fare. Ma che bel tiro! Ma la pressione del difensore non gli ha permesso di prendere bene la mira. Di solito è più preciso nelle conclusioni, ma capita a tutti di sbagliare. Erano vicini alla vittoria, hanno buttato via tutto ai calci di rigore. Sono mancati nel momento decisivo. Non è mai facile perdere ai calci di rigore, ma fa parte del gioco e bisogna accettarlo.